Oh, oggi è una bella giornata di arrampicata sul Gran Sasso, siamo alla partenza di una via classica, la Sukai, tempo ottimo, non fa caldo, poco vento, i compagni di avventura ci sono, Emanuele con la GoPro e il casco, pronto a fare le riprese, e Giuseppe, ecco qui, già bello pronto e carico di tutta l'attrezzatura. Qui, primo tiro, via. Ah, non ti fastidizzare troppo sulla fessolina, magari fai un altro passo e ne trovi un'altra, eh? Ho dovuto lavorare così, non ci cambia niente. Ecco. Ci siamo. Siamo arrivati alla fine del primo tiro. Questa è la partenza del secondo tiro. Vediamo che la sosta è fatta veramente bene. C'è un sempre meglio, perché se no così ti, se casco, sì, con la parte la sosta, una parte la sosta e tu se no. Con un vecchio chiodo. Con adesso Giuseppe che è salito primo, no, sarà sicura e... Metti un cordino magari che doppi. Emanuele andrà da primo. A beast, and I let it run. Now it's running my way. Siamo a metà della via. La nostra GoPro è morta. Ecco, Eros. Generosamente Eros, donata dal cazzone di Eros. È morta molto probabilmente perché la batteria è carica. E adesso ci manca tutta la parte finale, che è una diagonale molto tranquilla verso la cima del Gran Sasso. Il tempo è bello, poco vento. Ok, Giuseppe è partito per l'ultimo tiro della Sukai. Alla fine di quel tiro praticamente incrociamo lo spigolo su te. Questo è stato... Il terzo ultimo è stato un tiro molto lento e che aveva delle difficoltà nel traverso, non indifferente. Anche se non si vede dalle riprese, il tempo è nebbioso, però è buono, non è assolutamente temporalesco. Emanuele si è sparato un bel tiro e un po' provato il brivido di farsi le assicurazioni da soli, da primo in montagna, non è il massimo. Facciamo un po' di pubblicità alla GT. There's mistakes that I made, but I made them my way. So take this night, wrap it around me like a sheet. I know but I need a place to sleep. So take this night and lay me down.